Dopo un'estate che definire torrida su tutti i fronti è dire poco, in cui il pallone ha rischiato davvero di sgonfiarsi per sempre, l'Ancona, ora anconitana, riparte dalla prima categoria, riparte dal Roccheggiani di Falconara, riparte dal condottiero del tripletto d'eccellenza Marco Lelli, ma soprattutto riparte finalmente da un presidente vero, riparte da Stefano Marconi. Sarà un lungo e difficile percorso per tornare al professionismo, vergognosamente lasciato a giugno. In bocca al lupo anconitana, ma in bocca al lupo anche a noi di ETV e tuttoancona.com, che seguiremo le vicende biancorosse passo per passo. Come sempre, benvenuti amici sportivi FC Falconara Ancona da parte di Claudio Marconi. Oggi è soltanto la prima tappa di un lungo giro. Bentornati amici sportivi. Siamo qui alla Roccheggiani di Falconara per la prima partita di questo nuovo corso biancorosso, per la prima giornata della prima categoria girone B tra FC Falconara ed Anconitana. Le squadre sono già schierate a metà campo con i due capitani, Mastro Nunzio da una parte e Michele Formica dall'altra. Vediamo le formazioni: FC Falconara con Caruso, Principi, Cola, Giovannelli, Perugini, Aquilanti, Formica, Bracconi, Papadopoulos, Bel Domenico e Prifiti. In panchina Sartini, Formica, Gigli, Pelonara, Nudem, Turchi e Grilli. Risponde l'Anconitana di Marco Lelli, che si schiererà con il 4-4-2 con Luca Angiolani in porta, un altro reduce dal tripletto dell'eccellenza del 2011. Andrea Brasili e Jonathan Cesaroni saranno i due terzini, con Rossi e Colombaretti che agiranno da centrali. Pucci, Mandorino, Marengo e Vinicius Fernandus Cardoso a centrocampo. Davanti la Vipera, Salvatore Mastro Nunzio e il cubano Apesteguia. In panchina con il numero 12 Ruspantini, 13 Polenta, 14 Tantucci, 15 Daniele Gramacci, un altro di ritorno, 16 Fabrizi, 17 Massei e 18 Tommaso Bartoloni. State sicuramente sentendo il tifo dei tifosi biancorossi, è veramente da brividi, i brividi che stanno venendo sicuramente al patron Stefano Marconi, qui davanti a noi insieme al suo figlio Andrea. Anche per loro è un'emozione grandissima. Si va a cominciare partita adesso, in questo momento, con la palla battuta dall'FC Falconara con il numero 3 Cola, che cerca subito davanti le punte. Risponde Brasili con Aspetteguia, che libera subito il numero 11 Vinicius Fernando Scardoso, che è stato l'ultimo tesserato dall'Anconitana. Rossi, Colombaretti, che l'anno scorso ha vinto il campionato di eccellenza con il Fabriano Cerreto, classe 79, anzi classe 80, chiedo scusa. Ancora Rossi, cerca di allargare sul pressing della squadra di casa. Mandorino subito di prima, palla interessantissima per Vinicius Cardoso, che però è un attimo in ritardo. Fa buona guardia il numero 5 di casa, Perugini, che lascia sfilare in fallo di fondo. Se ne va quasi il primo minuto di gioco, è ovviamente 0-0 qui al Roccheggiani. C'è un discreto sole, fa anche abbastanza caldo per questo esordio biancorosso in prima categoria. Evidentemente non si poteva davvero chiedere di meglio per questa giornata, che è sicuramente una giornata di festa sia per Falconara che per Ancona stessa, nonostante sia una categoria non proprio consona alla storia e alla blasone biancorosso. Si attende ancora per il rinvio. C'è un problema in campo per il numero 4 dell'Ancona, Rossi, che è stato toccato duro prima da Andri Prifti. Si può adesso riprendere. Si può quindi partire quindi con il rinvio del portiere della Falconara, Caruso. Falconara, che è stato ripescato in estate, ha approfittato della fusione tra Osimo Stazione e Conero Dribbling di Ofagna per tornare a partecipare in prima categoria. Intanto a Pezzeguia, le sue finte a Pezzeguia, ancora il cross, viene murato però dalla difesa di casa. Rinvia il numero 2 Principi, c'è un fallo di Cesaroni su Bel Domenico, calcio di punizione per l'FC. Siamo arrivati abbiamo di poco passato il secondo minuto. Lancio lungo, non esce Angiolani, interviene Colombaretti, che però attenzione, la palla finisce sul palo, ancora rinvia il difensore dell'Ancona, Colombaretti. Grossissima indecisione della retroguardia biancorossa tra Angiolani e Colombaretti, che non si sono capiti. Ne stava per approfittare Papadopoulos con un colpo di testa che è finito sul palo quasi al terzo minuto. La stava veramente combinando grossa la difesa dell'Ancona.
c'è ancora sicuramente qualcosa da registrare nella retroguardia, una squadra che sta insieme da pochi giorni, ma non ha certo iniziato nei migliori di modi. Lungo rimessa di Cola, rinvia Brasili, poi c'è un tiro che si perde sul fondo, da brividi l'inizio dell'Ancona però, che ha rischiato di andare sotto subito con un'indecisione tra Angiolani e Colombaretti. Non ne ha approfittato però Papadopoulos, anche un po' di sfortuna per il Falconara. Rinvio lungo di Angiolani, a Pesteguia viene saltato però dalla palla stessa, pressing di Mandolino che va a buon fine, però rinvia la difesa dell'FC Falconara. Colombaretti fa buona guardia, viene via anche con molta eleganza Tommaso Colombaretti, cerca ma non trova Mastro Nunzio. Rinvia ancora la difesa falconarese, ancora Colombaretti sulla palla che cerca a sua volta un rinvio con il numero 9 Papadopoulos, che devia in fallo laterale. Sarà Andrea Brasilia, ex Osimana, ad occuparsene. Quarto minuto di gioco, sempre 0-0, l'Ancona ha rischiato però davvero tanto un minuto fa con il palo colpito dal Falconara, con Papadopoulos, Mastro Nunzio, ancora Brasili, subisce fallo l'ex Osimana da parte di Prifiti. Calcio di punizione per i biancorossi. Se ne occuperà lo stesso Brasili. Rilancio lungo di Brasili, non trova però un compagno. Mandorino di testa, riprova per Mastro Nunzio, commette fallo però l'ex centrocampista di Civitanovese e Fermana. L'arbitro ferma il gioco e comanda un calcio di punizione a favore dei padroni di casa, di cui se ne va ad occupare il numero 4 Diego Giovanelli, classe 82, direttamente però in fallo laterale. Un po' confusionario queste prime fasi di gioco, ricordiamo la clamorosa occasione per i padroni di casa al secondo minuto, frutto di un'indecisione tra Angiolani e Colombaretti. Per poco Papadopoulos non portava in vantaggio la squadra in maglia gialla, sbaglia il tocco Marengo e quindi i padroni di casa possono effettuare adesso una rimessa laterale. Sentite ancora in sottofondo il tifo incessante della curva nord, 1000 spettatori, tutti tifosi dell'Ancona chiaramente presenti qui alla Roccheggiani, chiaramente un record per una partita di prima categoria. Ne vedremo, speriamo, molte in questa stagione di partite così partecipate. C'è un cambio fallo intanto Brasili, elegantemente per Colombaretti. Prova a ripartire l'Ancona che fino adesso ha organizzato un po' poco. Rossi, Cesaroni lungo l'asse di sinistra per Vinicius Cardoso, ma la palla si perde in fallo laterale. Ancora un errore da parte della retroguardia dorica, che non ha iniziato benissimo questa partita. Papadopoulos non trova l'impatto col pallone. Rossi rinvia, palla ancora fuori. Marcolelli si alza alla panchina per incitare i suoi, per dare le ultime indicazioni. Una squadra che forse sta pagando anche un po' l'emozione di scendere in campo davanti a 1000 spettatori così, dopo soltanto 15 giorni praticamente di allenamento e una partita amichevole giocata sabato scorso in quella del Don Orione della Baraccola, dove la squadra biancorossa ha battuto 1-0 il Cagliari. Attenzione ancora alla Falconara che si insinua né in area, ma in bravo Pucci a uscire palla al piede. Vinicius Cardoso, fallo su di lui. Calcio di punizione per i biancorossi quando siamo arrivati al settimo minuto di gioco, sempre 0-0. L'arbitro fa ripetere. Ancora Rossi che si occupa di questa punizione per Cesaroni. Ancora Rossi, Colombaretti prova a organizzare qualcosa la squadra di Leli, schierata il secondo il classico 4-4-2. Palla lunga per Salvatore Mastro Nunzio che viene anticipato da Giovannelli. Pucci, ancora Mastro Nunzio, ancora anticipato però libera la difesa del Falconara. Palla per Mattia Beldomenico, contrastato da Cesaroni, dietro Beldomenico per Aquilanti che cerca sulla propria fascia il numero 11 Prifti, che viene fermato da Rossi in fallo laterale. Rimessa per i padroni di casa, sempre 0-0. Ma non siamo all'ottavo minuto di gioco. Papadopoulos cerca la sponda, non la trova, c'è Brasili che fa buona guardia, serve
Pucci sull'auto di destra, si fa vedere Marengo che riceve ancora, Marengo dietro per Brasili, per Colombaretti ancora, prova a organizzarsi l'Ancona con Tommaso Colombaretti che esce palla al piede, poi la cede a Rossi, ci cerca Mastro Nunzio ma la palla è assolutamente sbagliata, fa buona guardia Perugini, ancora Perugini servito da Principi, sarà rimessa laterale a favore dell'Ancona, chiaramente ci dobbiamo un po' tutti abituare a uno spettacolo molto diverso da quello della Serie C, molti bilanci lunghi e meno azioni manovrate, come ovvio che sia anche per la categoria. Brasili, Colombaretti, ancora Rossi, si trova pochi spazi in questo inizio di gara, sbaglia però, attenzione Rossi, ancora un errore della difesa dell'Ancona, Prifti è tutto solo, serve Papadopoulos che sbaglia il controllo, Colombaretti rinviene, ancora fasi un po' confuse, Angiolani alla fine fa sua la palla ma sbanda clamorosamente la difesa dell'Ancona. Fallo laterale che andrà a battere Nicolò Perugini. Salgono le torri della squadra di casa per la rimessa che presumibilmente sarà lunga in mezzo all'area come quasi un corner, è assolutamente così. E Mandorino però ha... attenzione il tiro, traversa clamorosa, fuori gioco del numero 11 Prifti, traversa clamorosa colpita da Aquilanti al 43esimo, traversa clamorosa colpita da Aquilanti e l'FC Falconara la squadra più pericolosa in questo primo tempo, assolutamente sì, con Aquilanti traversa dopo il palo colpito da Papadopoulos dopo due minuti. Ha rischiato in questa occasione la difesa dorica, come quasi tutto il primo tempo, di capitolare. Ci sono evidenti problemi, ma ripeto, è normale. 44 minuti, si va verso la conclusione di questo primo tempo. Uno più recupero. È stato vicinissimo al vantaggio l'FC Falconara poco fa con Aquilanti che ha colpito una traversa clamorosa al limite dell'area. Ad Angiolani battuto. Dopo il palo colpito da Papadopoulos al secondo minuto. L'altra occasionissima, sempre in coabitazione tra Papadopoulos e Prifiti. Lungo rilancio stavolta Angiolani, la fa sua. Cerca subito il rinvio portiere anconetano per Apezzeguia, anticipato Aquilanti, sbaglia il tocco. Ancora Apezzeguia che però viene anticipato, subisce fallo. Finisce davanti questo primo tempo l'Anconitana. Cerchiamo di scorgere tra un po' anche il recupero che in queste categorie viene assegnato direttamente dall'arbitro tramite un segno con le proprie mani, perché dovrebbero essere scadrati tra pochi secondi il primo tempo. Mandorino ovviamente si occuperà tre i minuti di recupero in questo primo tempo. Mandorino, palla in mezzo, colpo di testa di Brasili, la parata di Caruso, ancora Cardoso, calcio d'angolo, occasionissimo anche per l'Ancona con Andrea Brasili che ha preso benissimo il tempo agli avversari, colpito di testa, è stato bravissimo però Caruso in questa parata. Calcio d'angolo, il secondo per l'Ancona. Ancora Mandorino, traiettoria a rientrare, Caruso smanaccia. Non è pronto a Apezzeguia da dietro ad approfittarne. Reagito l'Ancona dopo il grande spavento di due minuti fa con il colpo di testa di Brasili. Colombaretti batte questa rimessa laterale. Palla che spiova in aria, la sponda di Apezzeguia. Mastro Nunzio viene anticipato, ancora Colombaretti sul pallone. Mette la palla in mezzo, ancora attenzione a Cardoso. Cardoso sbaglia tutto, Vinicius Cardoso, e lancia addirittura il contropiede dell'FC Falconara con Bel Domenico che cerca e trova il compagno Prifti sulla destra. Ancora Prifti che però si va ad infognare.
e poi Mandorino a mettere la palla in fallo laterale. C'è la munizione intanto per Marengo, che ha provato a trattenere il numero 10 dell'FC Falconara. L'arbitro ferma il gioco e poi lo va ad ammonire. Errore clamoroso di Vinicius Cardoso, che ha lanciato il contropiede dell'FC Falconara, sprecando un'ottima occasione dopo il colpo di testa di Brasili, che ha rischiato di portare in vantaggio l'Ancona. ...47 in questo istante sul nostro cronometro, sempre 0-0... un minuto al termine di questo primo tempo, dove ci sono state poche emozioni, ma quelle poche ci sono state importanti. Palo e traversa colpita la Falconara, e l'occasione sul finire di questo primo tempo per la squadra di Lelli, con il colpo di testa di Andrea Brasile. È stato molto bravo Caruso a deviare, a distendersi sulla propria destra e a deviare in calcio d'angolo. Rossi, Brasili, per Apeste Guglia, che la fa scorrere per Mastro Nunzio, ancora per Cardoso. Cardoso entra in area, Cardoso punta l'avversario, il tiro, calcio d'angolo, il terzo per l'Ancona, ma l'arbitro probabilmente non lo farà battere, ed infatti è così. Finisce qui il primo tempo tra FC Falconara ed Ancona, 0-0. Secondo tempo di FC Falconara Anconitana, via proprio in questo istante, 0-0 ovviamente, quarto minuto. Mastro Nunzio commette fallo secondo Biagini, protesta la Vipera, ma l'arbitro è irremovibile. Attenzione, lungo lancio per Prifti, che punta Colombaretti dietro per Beldomenico, che prova il tiro, non ci arriva per un attimo Papadopoulos, azione pericolosa del Falconara. Mandolino, cross interessante, la palla attraversa tutta l'area, da quest'altra parte c'è Marengo che la rimette in mezzo per Brasili, che viene atterrato clamorosamente secondo noi da un difensore del Falconara. L'arbitro lascia proseguire, adesso ovviamente ferma il gioco perché entrambi sono rimasti a terra, non abbiamo il replay, ma sinceramente a velocità normale poteva sembrare calcio di rigore questo su Andrea Brasili. Fallo, lo presunto tale, commesso dal numero 4 Giovannelli. Fischia il pubblico di Fede Biancorossa, a nostro avviso poteva starci calcio di rigore almeno a velocità normale, poi nelle nostre trasmissioni potremo vedere con il replay, anzi vi rimandiamo sia domenica nel pallone che a lunedì nel pallone le trasmissioni calcistiche di ETV Marche. Domenica del pallone alle ore 14.45 di tutte le domeniche, aggiornamenti in tempo reale dalla Serie B, dalla Serie A, la Serie B, la Serie C fino all'eccellenza e anche alla prima categoria, quando l'Anconitana sarà impegnata di domenica. Lunedì del pallone alle 21.30 di lunedì, per parlare di calcio, tutto quello che è successo la domenica, lungo spazio qui per l'Anconitana e per la prima categoria, e probabilmente potremo rivedere questa azione. Fallo intanto di Pucci su Papadopoulos, chiedono il cartellino giallo che probabilmente a termine di regolamento ci stava anche, visto che Pucci ha trattenuto per la maglia l'attaccante ex Castelbellino. Sempre 0-0. Calcio di punizione per i locali nella maglia gialla di mister Cantani. Lungo lancio, Rossi mette fuori però sul i piedi di Prifti, che sbaglia tutto, calcia altissimo, e quindi Angiolani può rimettere in gioco la palla.
lungo rinvio di Angiolani, Mastro Nunzio per Marengo, che prova di prima a girare per Gramacci, che subisce fallo da parte del numero 3 Cola. Importante calcio di punizione in un'interessante posizione per la squadra di Marco Lelli e per i piedi soprattutto di Stefano Mandorino. Ed è proprio l'ex Fermana e Civitanovese che si sistema la palla. Da lì potrebbe anche calciare in porta. Uno come lui in queste categorie da lì può fare davvero la differenza, anche se sembra orientato per un cross verso i compagni che stanno salendo in area. È proprio così. Sul secondo palo per Colombaretti in rete! Rete di Tommaso Colombaretti e l'Anconitana va in vantaggio con l'ex Fabriano Cerreto, che è stato abilissimo ad inserirsi sul secondo palo. Uno schema, ma delizioso l'assist di Mandorino. Da lì non poteva sbagliare Colombaretti. FC Falconara 0, Anconitana 1, la rete di Colombaretti quando siamo al 18° minuto di questo secondo tempo. Mastro Nunzio fermato, l'arbitro però fa ancora giocare probabilmente per i cambi. Fallo, credo ci saranno altri 30 secondi almeno. Interminabile questo secondo tempo, ma questo anche a causa dei cambi. Con 5 cambi a testa, lungo rilancio e game over al Roccheggiani di Falconara. L'Anconitana espugna il campo dell'FC con il gol di Tommaso Colombaretti al 18° minuto con assist delizioso di Stefano Mandorino. Inizia bene quindi l'avventura in prima categoria dell'Anconitana di Marco Lelli e Stefano Marconi.